Numeri importanti anche in questa prima parte del nuovo anno rispetto al 2016, occorrono però, come ha detto nel suo intervento, rinforzi adeguati al contesto riminese. Noi lavoriamo con quello che abbiamo e con quelli che siamo. Mi auspico che in un futuro prossimo ci possa essere qualche risorsa in più, ma per poter sgravare il personale che già tutti i giorni si sacrifica da qualche servizio. Ovviamente noi facciamo i conti con quello che sono le possibilità in questo momento anche da parte del Dipartimento. Riusciamo a far fronte, un lavoro duro, pesante, continuo, costante, ottimi risultati in questo primo trimestre, ottimi risultati se lo calcoliamo nell'ultimo anno. Abbiamo una diminuzione netta su tutti i reati di un totale del 10%. Per alcune specifiche voci abbiamo addirittura meno 20, meno 35, meno 40%. Abbiamo quindi un grosso motivo di orgoglio, che è quello dell'attività che premia, con una riduzione poi dei reati commessi, e spero di continuare su questa linea.